Benvenuti a questa puntata della D, un programma che parla di donne, diritti e di molto altro. Oggi abbiamo con noi in studio un'ospite straordinaria, una donna, Silvia Semenzine, che si è occupata nel corso di questi mesi di un tema che è attualissimo, il revenge porn. Parleremo con lei di questo tra poco. Nata a Treviso a 27 anni, è una studiosa, è una dottoranda di sociologia digitale all'Università di Milano. Ha fatto, conseguito un master in social communication all'Università di Madrid, quindi una formazione internazionale, e si è laureata in scienze politiche, relazioni internazionali e diritti umani all'Università di Padova. Benvenuta Silvia nella nostra trasmissione. In questi giorni non si è fatto altro che parlare di un tema che tocca la vita di molti giovani, ma non solo, che è appunto il revenge porn. Che cos'è il revenge porn? Revenge porn è una parola mediatica forse per definire tutto quello che poi noi chiamiamo condivisione non consensuale di materiale intimo. Cioè? Revenge porn, esatto, perché revenge porn in particolare farebbe riferimento alla vendetta da parte di un ex con la pubblicazione di un video o la foto alla fine di una relazione. Se parliamo invece di condivisione di materiale intimo senza il consenso, significa che quella cosa, quell'atto può avvenire anche all'inizio della relazione, può avvenire durante, può anche non esserci una relazione. Ma comunque l'idea è sempre quella di pubblicare, senza il consenso della persona, delle foto o dei video intimi al fine di umiliarla, o comunque a volte anche per scherzo, però poi alla fine quello che succede è sempre un'umiliazione. E come si realizza questo processo? Come inizia? Dipende chiaramente dalla relazione. Se pensiamo in generale al revenge porn, poi ci sono varie sfaccettature. Probabilmente forse il caso più famoso è quello di Tiziana Cantone, che sì, è proprio stato di revenge la porn. La mamma è stata ringraziata molto per l'approvazione di questo emendamento, che ricordiamo prima era stato bocciato, poi è stato approvato all'unanimità, quindi oggi è legge, oggi è veramente un reato questa fattispecie. Sì, finalmente, perché sono tanti anni appunto che forse se ne parla, però se ne parla più forse quando c'è lo scandalo, no? Non se ne è parlato forse in termini di sensibilizzazione e informazione, proprio per capire meglio che cosa fosse questo fenomeno. Ma ancora non si è capito bene che cosa è, come si manifesta, come si realizza. Cioè, due persone che stanno insieme, che hanno una relazione affettiva, non è detto, magari sono anche adolescenti, non così, e si scambiano delle immagini personali. E poi che cosa succede? Succede, quello che tu hai descritto si chiama sexting, no? È lo scambio tra partner di materiale intimo. Succede che uno dei due decide di tradire la fiducia dell'altro. E il sexting non è vietato? No, per fortuna no. È una pratica che nasce con internet, ha cambiato un po' il modo di fare sesso. Sexting potrebbe essere tradotto in sesseggiare in italiano, no? Quindi è semplicemente lo scambio fatto attraverso l'uso del cellulare di materiale intimo al fine di provocare desiderio. Certo. Quello Fa non parte va della nuova criminalizzato. Modalità di avere una relazione tra le persone oggi, quindi attraverso lo strumento dei media. Esatto, viene utilizzato tantissimo, per esempio, dalle coppie che hanno delle relazioni a distanza, ad esempio, quindi non si possono vedere per mesi. Chiaramente i telefoni permettono anche di mantenere accesa un'intimità che altrimenti magari si spegnerebbe. Quindi io sono sempre per non criminalizzare il sexting, ma capirlo, comprenderlo, per poi capire che il problema è appunto quando si tradisce la fiducia dell'altro e si decide di condividere una foto che doveva restare privata con persone che non c'entrano. E quindi questo può avvenire tramite delle chat. Io ho parlato molto di chat, gruppi sui social, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, insomma. Quello non è più sexting, quello è? Revenge porn. Esattamente. Esattamente, quindi che situazione si viene a creare? Quindi si rompe questo rapporto di fiducia e la persona che minaccia, che detiene queste immagini o questi video, minaccia di inserirli nel circuito appunto mediatico e del web. Oggi non sarà più possibile perché sono previste delle sanzioni, o meglio, chi lo commetterà sarà sanzionabile.
Perché ti sei preoccupata tanto? Ti do del tu perché sei così giovane. Ti sei preoccupata così tanto di questa modalità, di questa problematica? È una problematica? Sì, è una problematica molto grossa. Io ho cominciato perché mi ci sono avvicinata personalmente, nel senso che a un certo punto ho incontrato, vabbè, avevo degli amici che si dedicavano a inviare tramite delle chat proprio foto di ragazze, anche amiche mie, e poi le categorizzavano in cartelle, no? Il problema è stato quando ho scoperto quella cosa e siccome riguardava 5-6 persone, comunque era un gruppo molto piccolo, veniva anche molto normalizzata. E quindi mi sentivo rispondere: questa è una cosa da maschi, oppure è uno scherzo, non capisci Cioè la questo goliardia. scambiarsi le immagini Sì, era una modalità tra maschi. questo mi è stato risposto anche da molte donne, Ragazzi che giovani erano in questo caso coetanei, coetanei, sì. sì, 27, Universitari, ecco. certo. Infatti anche persone che comunque avevano studiato, perciò questo per far capire che non è che sia semplicemente stupidità, a volte è proprio culturale. È da lì che sono partita un po' io, dal dire questo è un problema culturale, se noi giustifichiamo questi atti dicendo che la violenza alla fine è normale ed è uno scherzo, allora forse dobbiamo pensare a come risolvere questo problema. Motivo per cui poi abbiamo cominciato proprio dall'università, abbiamo iniziato a fare ricerca con delle colleghe perché al tempo il revenge porn si trattava soprattutto come cyberbullismo, quindi senza il focus di genere, perché nel 90% dei casi il revenge porn riguarda le donne e quindi va dato un focus di Invece il genere. cyberbullismo è un fenomeno generalizzato, non Sì. riguarda poi specificamente lo scambio di immagini No. intime, vero? No, può essere cyberbullismo, può essere anche proprio linguaggio d'odio. Possono essere le minacce, può essere condivisione non consensuale, è un pochino più ampio come concetto. E quindi il revenge porn andava un po' a inserirsi e specificare anche una tematica che ha a che vedere in realtà con l'odio sulle donne. E quindi era importante sottolinearlo. Che fosse proprio quello. E quindi poi sulla base di questa preoccupazione, di questo timore, hai deciso di lanciare una petizione. Sì, diciamo che l'iter è stato appunto il movimento iniziato dall'università, poi mi sono avvicinata a Amnesty International, abbiamo fatto prima sensibilizzazione attraverso Amnesty International e infine ho conosciuto le tre associazioni Boss e Sentinelle insieme in rete a settembre e dopo pochi mesi mi hanno chiesto di diventare la faccia di questa campagna. E quindi abbiamo lanciato questa petizione che aveva l'hashtag Intimità Violata. E l'abbiamo lanciata su change.org chiedendo alle istituzioni italiane di varare una legge contro il revenge porn. No. Di cui non si parlava praticamente prima di questa petizione, se non in C'era certi stato ambienti. un altro tentativo di petizione, ma non aveva avuto lo stesso successo e comunque, ripeto, se ne parlava, ma magari in maniera sporadica. Non c'era stata un'operazione per sensibilizzare a fondo sul tema. E la nostra campagna è stata invece proprio anche una campagna informativa e educativa, non si è limitata a chiedere una legge, ma anche a spiegare le cause del problema e cercare di in qualche modo combatterle. E ci siete riusciti perché se oggi siamo arrivati a questo livello, a questo punto, è perché comunque anche grazie al vostro intervento c'è stata questa sensibilizzazione. Ma oggi come ci si difende dagli abusi nel web? Tu già ne hai citati parecchi, cioè anche la parte virtuosa del web, però come ci si difende secondo te? Io sono sempre dell'idea che quando parliamo di internet e di odio online, forse sia sempre meglio prevenire rispetto a punire, perché non è facile riuscire ad arginare l'odio su internet una volta che è già presente. Ci sono tante complicanze, a partire da quelle tecniche fino a quelle legali, fino proprio a quelle sociali che hanno a che vedere magari con il controllo dei cittadini, dei loro dati e che vanno prese in considerazione quando si interviene. Infatti noi abbiamo parlato tantissimo di educazione civica digitale, che significa Quando fondamentalmente, dici noi, dici all'università oppure con le tue. soprattutto nella campagna, quindi le associazioni, io, le università, perché poi è stato un movimento di tante realtà, cioè l'accademia, le associazioni, i giuristi, i psicologi, cioè siamo stati molti ad unirci, è stata questa la forza, secondo me, non era solo un'associazione o solo una persona, eravamo in tanti. E ci siamo proprio resi conto che forse spiegare alle persone che tipo di strumenti usano, come funzionano e anche che tipo di valori bisognerebbe che rispecchiassero online. Quindi spiegare che
non è che siccome tu puoi fare click, lo devi fare per forza. Se devo scriverti un commento di odio, mi devo rendere conto che dall'altra parte dello schermo c'è una persona e posso creargli un danno, così come diffondere una foto sua personale, posso creare un danno che poi è irreversibile. E questo è un problema molto grande e forse è più potente spiegarlo e prevenirlo rispetto a punirlo. Questa è la mia idea. Infatti una legge è necessaria, ma non è sufficiente. Esattamente. Secondo te qual è? Quindi sarà la prossima petizione che lancerete a questo punto? Mettiamo l'educazione digitale obbligatoria. Beh, sarebbe... Probabilmente i tempi sono più che maturi ormai, perché noi parliamo sempre di nuove tecnologie, ormai a 90 anni le tecnologie, quindi ci sono appunto la vostra generazione che nasce con, siete anche stati superati insomma da nuove generazioni che ancora non ritengono non solo lo strumento ma anche il contenuto digitale come una parte della propria formazione, anche della propria personalità, quindi assolutamente diverso da quello che succedeva già nella mia di generazione. Silvia, sei così preparata? Ci fai un po' una panoramica del fenomeno del revenge porn nel mondo in generale? Se solo una cosa, ovviamente non sarà solo italiana. Il fenomeno italiano ha delle specificità oppure è un fenomeno globale? Da tutte le parti succede la stessa cosa? Allora, a livello normativo, giuridico, il revenge porn è un fenomeno abbastanza nuovo, nel senso che è riconosciuto solo in Australia, alcuni paesi degli Stati Uniti, in Europa, in Israele e in Europa siamo il terzo paese, dopo Inghilterra e Germania, quindi siamo abbastanza all'avanguardia. Quando si parla però di odio online, io credo che dobbiamo fare sempre riferimento al fatto che non è una cosa che si è generata con internet. L'odio verso le donne, la violenza sulle donne è sempre stata molto diffusa in Italia particolarmente, perché in questo tema sì, siamo ancora molto indietro. E quindi internet funge un po' da altoparlante di questa violenza e quindi forse è più visibile. L'altro giorno leggevo un dossier a livello europeo in cui si parlava della gravità della misoginia online che è diffusissima in tutto il suolo europeo. Quindi io adesso ti so dire meglio forse a livello europeo che mondiale, ma immagino che non sia molto diverso, cioè sembra che le donne... Che cosa vuol dire la misoginia nel web? Che cosa dice questo studio? Che fondamentalmente le donne sono le principali vittime del web, prima ancora di altre minoranze. E questo secondo te rispecchia anche il fatto che quello che succede nel web è quello che succede nella società? Io non credo che sia molto distante, credo sempre che l'online si alimenti nell'offline, quindi è un po' quello che ti dicevo. Per esempio in Italia abbiamo ancora una grande cultura dello stupro purtroppo, quindi si incita allo stupro, viene ancora augurato anche alle politiche lo stupro, comunque si tende a spacciarlo ancora per una cosa che fa ridere e di cui le donne dovrebbero ridere. E quindi chiaramente è proprio culturale e vedi come questo si riflette nelle pratiche. Quindi esatto. È facilissimo trovare commenti che incitano allo stupro o che ti chiamano troia o insomma. Certo, assolutamente. Anche per strada quando si guida, se c'è se bisogna insultare una donna, la prima cosa che ti dicono è appunto quello. Quindi l'educazione digitale, ma anche l'educazione civica di genere è molto importante. Quindi altra petizione, altro lavoro da fare. Silvia, con te vorrei un po' trattare così il problema generale appunto di... L'abbiamo già in qualche maniera accennato della violenza di genere in rete. Secondo tu, in un'intervista hai parlato della banalità del male. Che cosa intendevi dire? Mi riferivo proprio a quello di cui parlavo prima. Quindi l'idea è che alcune pratiche siano normali, cioè la normalizzazione. Perciò mi sono scontrata molte volte con persone che... Non sono cattive, non è che agiscono perché vogliono fare veramente male, ma agiscono perché la società gli ha insegnato che per essere virili, perché appunto in questo caso si tratta di uomini, per essere virili è giusto ed è socialmente accettabile praticare questo tipo di violenza o appunto sentirsi forti facendo male a qualcun altro o incitando per l'appunto a... trattare le donne come se altro non fossero che un pezzo di carne, fondamentalmente. E questa per me è la banalità del male, perché non c'è dietro neanche
neanche un'ideologia, è semplicemente un carnaio fine a se stesso, Il male per il male, senza neanche senza un... una Ma riflessione, senza ragione. perché i maschi hanno bisogno di fare questo? Cioè, sì, la virilità, che poi però è stupidità fondamentalmente, perché poi è ovvio che che cosa ottengono loro poi da questa situazione? Uno sfogo più che altro, ma non è un raggiungimento di un obiettivo personale. No, è un'affermazione dell'identità. Poi io da sociologa ci tengo molto a dire che non è che nasci uomo e quindi sei maschilista e nasci donna e sei femminista. Non è così. Femminista inteso come parità dei sessi. Si lega tutto molto a quello che è la costruzione del maschile e del femminile nella società. Quindi al momento in Italia è ancora molto forte la costruzione della mascolinità attraverso appunto queste forme di affermazione di forza, per esempio gli uomini non devono piangere, gli uomini non devono mostrare le emozioni, gli uomini devono collezionare donne e spezzargli il cuore. C'è ancora molto questa dinamica che a volte viene spacciata per romanticismo, spesso e volentieri, no? Mentre le donne Anche tra i magari. giovani esiste ancora questa idea? Sembrava una cosa che No, è appartenesse. ancora molto diffusa, è per questo che mi sono sentita che forse qualcosa da dire ce l'avevamo, perché poi tantissimi uomini e tantissime donne non si riconoscono in questi modelli. L'altro modello è quello della donna appunto debole, vulnerabile e che di base nella sua vita cerca un uomo e non ha tante altre ambizioni oltre a quello, insomma. E questo trovi nei tuoi studi internazionali, anche nei tuoi giri, le tue colleghe universitarie negli altri paesi avevano la stessa percezione. Chiaro, l'università è comunque un livello superiore di formazione, quindi frequenti anche sicuramente un mondo e una modalità di un pensiero che è diverso. Ma secondo te le tue colleghe avevano lo stesso tuo modo di vedere la società in cui vivevano, oppure è diverso Le altrove? mie colleghe mi hanno insegnato tutto, io senza di loro non sarei dove sono perché è stato proprio parlandone tutto il giorno, tutti i giorni che ho imparato tantissime di queste cose perché in realtà la mia tesi di dottorato si focalizza su un altro tema che non ha a Qual è? che vedere con il genere, sto studiando la blockchain, relazioni di Cioè? potere, la tecnologia che sta dietro i bitcoin, le Ah, ancora relazioni di peggio. potere su internet, infatti apparentemente non c'entra niente, se Perché poi si usano sempre dovessimo. questi termini inglesi? Si chiama così, è il Ah, suo nome proprio, vabbè. proprio con la B grande, poverina. No, però il discorso è proprio che appunto io non venivo da studi di genere, mi ci sono approcciata per passione e un po' ho cominciato a interessarmi di femminismo e studi di genere in Spagna, perché in Spagna, io ho vissuto 5 anni in Spagna e in Spagna se ne parla da tanto, tanto tempo di appunto femminismo, uguaglianza dei sessi. E in Italia siamo un pochino più indietro, però per fortuna in università se ne sta parlando tantissimo e quindi io spero che sia proprio il momento di dare anche voce agli accademici o comunque persone che se ne interessano da tanto e che hanno tantissime cose da dire. No, no, sicuramente è il momento del femminile, infatti noi con la D noi parliamo appunto di tutte le tematiche che riguardano appunto le donne nelle varie sfaccettature, non intervistiamo solo donne, ma sicuramente siamo convinti in questo momento che il tema del femminile, così come tu lo hai descritto, sia importante, quindi anche l'abolizione, un po' l'abbattimento degli stereotipi di genere. Noi qualche giorno fa c'era la polemica sul giornale di questo libro delle scuole elementari in cui c'erano i classici pensierini per cui la mamma stira e il papà lavora, ecco, quello cosa ne pensi tu di questa modalità, chiaramente? Chiaramente quello è proprio un esempio di come i ruoli vengono costruiti dalla società e diventano delle prigioni per le persone, perché se davvero pensiamo che una donna nel 2019 debba ancora stirare, lavare e cucinare mentre l'uomo va a lavorare, io direi che forse è ora di aggiornarci un pochino, cioè le donne stanno chiedendo, ma in tutto il mondo, a cominciare dagli Stati Uniti, di avere un ruolo più attivo. E io a volte credo che forse le nuove idee stiano venendo anche tanto da gruppi di donne, perché abbiamo proprio voglia di metterci in gioco, no? Di cominciare a far sentire una voce che è sempre stata soffocata fino a pochissimo tempo fa. Le donne tradizionalmente non hanno avuto voce nella società, o Certo. pochissima. E
e quindi forse è ora che prendiamo un po' di potere da quel punto di vista, no? Esatto. Silvia, tu prima dicevi che sei la sei dentro una famiglia numerosa. Siete Sì. quattro. Quattro. Tu sei la seconda? Sì. La seconda. E tua mamma che ruolo ha nella famiglia? E le femmine della famiglia che ruolo hanno dentro la famiglia? La mamma Lavora intanto? lavora tantissimo, poi si occupa anche delle faccende di casa, però viene aiutata. A casa mia ci siamo sempre divisi tutti i ruoli, poi è una famiglia in cui parliamo, comunichiamo molto, cioè, forse proprio da loro ho imparato a rispettare l'altro senza dover guardare di che sesso fosse o quello che è, insomma. Ci siamo sempre parlati molto, ci siamo sempre aiutati molto. Io ho un fratello più grande, due Ecco, è sorelline. stato educato in maniera diversa tuo fratello No, rispetto. è proprio questo il punto, io credo. Cioè, noi siamo sempre stati abituati a sapere che nessuno dei tre, perché mia sorella è poi la più piccola, ha 11 anni meno di me, quindi io sono cresciuta con i miei due fratelli. E siamo sempre stati abituati a pensare che non è che siccome uno era il primo, era il maschio, io ero la seconda, la primogenita femmina, avevo qualche tipo di privilegio, no? Tutti uguali, sempre gli stessi regali, stesse porzioni di cibo, cioè non c'erano preferenze. E quindi quello ci ha abituato anche forse a vivere nell'uguaglianza e a un certo punto accettarla quando sei piccolo, sei geloso, a un certo punto invece forse ne scopri anche il valore. Certo, quindi anche crescere una famiglia così con una ma e tuo padre? Il mio papà, anche lui lavora, vabbè, i miei genitori sono separati, però non vanno molto d'accordo e niente, lavora, è un medico. Hai un ottimo rapporto, Sì, immagino, anche sì, con sì, sì. tuo padre. Che ruolo ha avuto nella tua formazione? La figura maschile, la figura paterna? Ma io credo che entrambi i miei genitori abbiano avuto comunque un ruolo molto importante e anche molto paritario in questo senso, nel senso che nonostante fossero separati, comunque l'educazione erano sempre di comune accordo. Quindi, per esempio, che ne so, dovevo essere in punizione, non è che potevo andare a Ti piangere da punivano uno. tante volte, eri Sì, ribelle. mi punivano tantissime volte. Quando ero piccola Ma ero un po'. quali erano le marachelle più grosse che facevi? Ma andavo in discoteca di nascosto, arrivavo tardi a casa, vabbè, Solite niente di che, cose. insomma, però appunto erano abbastanza rigidi forse quando ero più piccola. E quindi in realtà mi sono approcciata con entrambi un po' allo stesso modo, chiaramente la figura maschile per me, soprattutto mio papà, siamo molto molto legati e Bello, sì, quindi quindi molto bello. importante. Per ritornare un po' sull'attualità e avviandoci così anche verso la chiusura, noi da una parte hai detto che le donne oggi stanno acquisendo un ruolo importante, comunque lo rivendicano. Poi qualche giorno fa c'è stata questa grossa polemica dalle tue parti, non proprio nella tua regione, ma vicino alle tue parti, a Verona, questo convegno sulle cosiddette sulle famiglie. Come si conciliano queste contraddizioni? Io credo che siamo di fronte forse proprio al problema, nel senso che a me è piaciuta tantissimo questa campagna perché è stata in grado di unire. E nell'unire ha portato un messaggio che era importantissimo ed era Tu dici la quello. campagna che ha portato al revenge porn, Sì, sì. esatto, e alla base della campagna c'era il messaggio importante che era quello della libertà sessuale femminile. Che ha guidato la campagna. Ecco, questo messaggio qui si va a Che cosa scontrare. vuol dire libertà sessuale femminile? Significa la possibilità e il diritto di una donna di vivere la propria vita intima come meglio crede, senza venir giudicata. Cioè, siamo un po' stufe forse di doverci sentire giudicate, c'è sempre questo doppio standard, o sei santa o sei una poco di buono. No? E sentire che veniamo giudicate per il nostro valore, per la nostra intelligenza, il nostro valore viene giudicata in base alla nostra vita sessuale. Questo agli uomini non avviene. Certo. Pensiamo appunto a Tiziana Cantone. Tiziana Cantone si è uccisa perché noi ci siamo intrufolati nella sua vita intima, abbiamo cominciato a giudicarla senza neanche conoscerla. Ma chi parla del suo fidanzato? Quindi credo che questo sia veramente importante, cominciare a pensare che forse la sessualità femminile è una cosa che possiamo accettare, anche alle donne piace il sesso, e possiamo andare Assolutamente. oltre. E questo si va a scontrare totalmente con quello che promuovono quelli del congresso della famiglia e simili, purtroppo. Però
perché lì invece si va proprio a cercare di limitare la libertà femminile e la libertà sessuale femminile. Esatto, perché le donne hanno paura di parlare della libertà sessuale perché, per le ragioni che dicevi tu, perché poi vengono comunque giudicate. Se invece è veramente importante il lavoro di discutere anche della sessualità femminile, esiste, anzi, è tanta, la stessa dignità è uguale dignità a quella degli uomini. Silvia, che cosa possiamo dire alle ragazze che sono tante, che sono vittime ancora di questo? Di questa minaccia, di questo ricatto continuo, qual è il consiglio che tu dai per liberarsi in tutti i sensi, per acquisire appunto la propria libertà, ritornare ad essere libere, appunto? Io credo che la prima cosa da dire è che non sono da sole, perché io quando mi sono resa conto che in questa battaglia non ero sola, ho trovato un'energia che non avrei mai trovato. Ed è stata la stessa cosa con il Me Too, no? L'anno scorso. Le donne, nel momento in cui si rendono conto che la violenza che vivono, le molestie che vivono, non sono solo un fatto personale e quindi neanche una colpa, ma sono un problema sociale, allora diventano più forti. E quindi io vorrei dire a tutte, uniamoci, facciamoci sentire, facciamoci valere, portiamo avanti queste Ma come? battaglie. Qual è proprio la strada che deve una ragazza che vince? Cioè, qual è il primo passo che deve fare una ragazza vittima di questo tipo, poi variegato, adesso revenge porn, perché, Sì. però insomma ci sono varie modalità di. Sì, allora mi verrebbe da dire ditelo, però a volte non è facile, mi rendo conto che non sia semplice sempre denunciare o parlarne, però magari parlarne con qualcuno di vicino, non deve essere per forza qualcuno che non ci giudica, magari confrontarci con qualcuno di cui abbiamo fiducia e raccontarlo, perché a quel punto forse si trova un po' più di coraggio e da lì da cosa nasce cosa, diciamo, ecco, quindi direi iniziare a capire che la colpa non è nostra e quello già ti dà molta più voce. Ecco, qualche giorno fa hai detto, leggo, anche stare in silenzio è una scelta politica. Noi non stiamo in silenzio, parliamo. Sì, questa è stata una frase che ho detto quando mi hanno chiesto perché ho cominciato. E io personalmente, però ripeto, mi rendo conto che è una cosa personale, quindi non la posso generalizzare. Ma io personalmente non riesco a stare zitta di fronte a un'ingiustizia, non riesco a fare finta di niente quando vedo violenza. E quindi per me, quando io ho scoperto quelle chat un anno e mezzo fa, per me stare in silenzio era una scelta politica, perché avrei dovuto accettare che quella violenza e quella discriminazione andasse bene. Non l'ho voluto fare. Tu dici c'è una forma di complicità nel Sì, silenzio. quando si guarda la violenza e non si fa niente, quella è complicità. Come la violenza, il razzismo, Sì. insomma, noi in questi Esatto, giorni stiamo l'omofobia. assistendo qui vicino a Roma a gravissimi fatti di Sì, razzismo e di cui siamo veramente seriamente preoccupati, ecco. bisogna avere, secondo me, il coraggio proprio di riconoscere che ci sono delle battaglie sociali collettive importanti adesso da combattere e che abbiamo bisogno della voce di tutti, perché è così, anche non dire niente in questo momento storico forse è una scelta politica. Va bene, Silvia, grazie, veramente sei stata illuminante per molti aspetti e soprattutto hai dato tanto coraggio anche a noi, che adulti, che abbiamo anche l'obbligo di partecipare, di essere presenti senza un occhio giudicante nei confronti di quello che succede nel mondo dei giovani e anche il vostro rapporto rispetto alle cosiddette le nuove tecnologie, ma non sono più nuove. E quindi noi ti ringraziamo tantissimo e ci auguriamo di poterti riavere in studio da noi per parlare ancora di questi temi e per dare voce magari ancora a un'altra petizione. Qual è il prossimo traguardo? Vedremo, non lo so, vedremo. Ci mobiliteremo adesso. Devo finire il dottorato prima, quindi Vabbè, questo è vedremo. importante perché la Sì, formazione, sì. poi le donne sono quelle che hanno più risultati anche nel mondo accademico, insomma, e non solo. Grazie a tutti, grazie Silvia e a Grazie presto alla prossima puntata di La D.